Per la terza gara consecutiva, mister Massimo Epifani conferma lo stesso 11. Panchina per Speranza, Lopez, Petruzzi e Gallo sono i centrali difensivi. Davanti trio offensivo composto da Valenti, Maio ed Esposito. L'Atletico Terme Fiuggi di Fabrizio Romondini presenta l'ex di turno Manari, che affianca in avanti So e l'italo nicaraguense Flores Atley. Capitano è Filippo Tajani, figlio dell'europarlamentare Antonio Fiuggino Doc. Nota curiosa, entrambe le squadre si presentano a questo appuntamento subito dopo aver espugnato il Galileo Mancini, gli abruzzesi nel recupero di mercoledì scorso, i laziali nel match di domenica scorsa, il primo del 2022 che ha chiuso il girone di andata. La prima emozione dopo appena 9 giri di lancette è Lopez Petruzzi a svettare in aria, deviando una punizione di Esposito, palla alta di poco. Per buona parte del primo tempo è il notaresco a fare la partita, ma il Fiuggi si difende con ordine, tutto arroccato nella propria metà campo. Squadra di mister Romondini che agisce in contropiede sfruttando gli errori in appoggio dei padroni di casa. Al 29esimo è Gallo, nel tentativo di liberare l'area, a sfiorare l'autorete sugli sviluppi di un calcio di punizione. Mentre al 37esimo è davvero pericoloso il Fiuggi, battuta di un calcio d'angolo, in mischia ci prova Frabotta, provvidenziale Maio che ad un passo dalla linea bianca salva i suoi allontanando. Il tempo si chiude al 43esimo quando riesce ad entrare nel vivo del gioco Valenti con un gran bel tiro al giro. Mergiri e Costa in simbiosi chiudono in angolo. Il numero 10 di casa è decisamente più nel vivo della ripresa e dal quarto d'ora, al termine di un bello spunto personale, sfiora il 7, palla alta di un niente. Ancora due giri di lancette e passa il Fiuggi, è solo ad approfittare di una corta respinta della difesa, il suo tiro dal limite è chirurgico e si infila alla sinistra di Shiba. Neanche il tempo di rendersi conto di essere sotto nel punteggio che i rossoblù di casa subiscono il raddoppio. È lo stesso numero 11 dei termali che sugli sviluppi di un angolo, 180 secondi dopo, è lesto e rapido, palla nel sacco. Notaresco 0, Fiuggi 2. Prova a reagire subito il notaresco grazie ai cambi operati da Epifani e uno dei neoentrati, Scimia, al 24esimo sfiora la rete, tiro dal limite che lambisce il palo alla destra di Mejiri. Orgoglio e volontà non mancano ai notareschini, ma manca la concretezza e la lucidità. E così l'azione più pericolosa, prima del triplice fischio, è di marca ospite, con Turzo in contropiede in pieno recupero. Shiba nega il tris. Arriva così la quinta sconfitta stagionale, la terza casalinga per il notaresco, che ferma la sua corsa dopo due successi di fila, mancando il sorpasso al Fiuggi, che al contrario allunga, consolidando il proprio terzo posto. Mister, dopo due vittorie consecutive arriva questo stop al termine di una partita giocata male, troppi errori in appoggio. Sì, c'è molta amaro in bocca oggi perché volevamo fare una grande gara, volevamo vincere e purtroppo non è andata così, anche se la partita, il pallino della partita, il gioco l'abbiamo avuto sempre in mano noi, abbiamo cercato sempre di fare le cose, abbiamo cercato di rompere le due linee che hanno fatto loro. E abbiamo preso due gol stupidi, uno peggio di un altro. Siamo stati nel primo troppo ingenui, nel secondo abbiamo perso l'uomo in aria. E prendere gol così vicino ci ha un po' distrutto la partita, però rimane il fatto che veniamo da due grandi partite e oggi invece abbiamo fatto male. E meno male i altri risultati, ho visto che ci hanno dato una mano oggi, però se vogliamo ambire a qualcosa di importante dobbiamo fare altri tipi di prestazioni. Il rovescio della medaglia può essere il fatto di non aver approfittato di questi altri risultati? Ma poteva essere un'occasione importante per avvicinarsi ancora di più alla vetta, ma non è questo il problema di oggi. Il problema di oggi è la prestazione, perché poi bisogna sempre essere onesti, non siamo stati una squadra forte. E abbiamo perso una partita dove la potevamo vincere se l'affrontavamo in maniera diversa, con più carattere, con più determinazione, con più umiltà. E ho già parlato con i ragazzi, tante volte le vittorie fanno male invece di fare bene. E da martedì ci rimettiamo con la testa sotto la sabbia, lavoriamo e prepareremo la prossima. Poi non c'è da dire altre tante cose. Mister, partiamo dal fatto che in due partite del 2022 in trasferta sono arrivati 6 punti a Castelfidardo in Notaresco. Sì, è una buona partenza, una buona ripresa. E naturalmente sappiamo di affrontare due trasferte difficili, importanti, soprattutto quella di oggi contro, penso, una delle squadre più forti di questo girone.
però devo dire che ogni partita i miei ragazzi mi stupiscono per il sacrificio, per la voglia, per la continuità, per il cuore e per lo spirito di appartenenza che mettono in ogni partita, tutti quanti, dal primo all'ultimo, e quindi devo sempre e solo, diciamo, ringraziare loro e esaltare le loro qualità tecniche, ma soprattutto umane.